giugno il comune di Bitonto ha raggiunto il 29,79% di raccolta differenziata, un dato che il Partito Democratico però smonta. Nessun successo, anzi è anomalo. Il comune ha messo insieme ingombranti, pneumatici e tessile. Una disamina e una rilettura della produzione dei rifiuti nella città che il partito ha detto necessaria affinché i cittadini possano capire la situazione che non è migliorata. L'andamento da settembre 2013 ad agosto scorso, ha tuonato il consigliere Francesco Ricci, è stato più o meno quello tra il 23 e il 25%. Ma i consiglieri del Partito Democratico vanno oltre e aggiungono: ad aggravare ancora di più la situazione ci ha pensato la campagna di comunicazione, un investimento di quasi 20.000 euro all'anno, e qui il Partito Democratico va giù pesante ancora una volta. Una campagna inutile visto i risultati. Tra gli argomenti toccati inoltre in conferenza stampa la lettera del sindaco di Bitonto Michele Abaticchio e i colleghi che fanno parte dell'Aro Bari 1. Entro dicembre, per evitare di perdere i finanziamenti regionali, bisogna far partire il nuovo piano industriale, e Ricci incalza. Peccato però che la bozza è arrivata soltanto pochi giorni fa ai consiglieri. Bisogna studiare oltre le 300 pagine, dobbiamo poi approvarlo in consiglio. Ne vedremo delle belle.